ci danno il ben servito. Se non a tutti piace l'idea di trasferirsi in grandi città, in molti farebbero carte false per vivere al mare, magari in un suggestivo faro. Ebbene, l'Agenzia del Demanio si prepara a scrivere il bando di concessione ai privati per i prossimi 50 anni. È il faro di Capel Rosso sull'isola del Giglio, il più ambito tra gli 11 di proprietà dello Stato messi sul mercato per un progetto di valorizzazione. Al termine di una consultazione pubblica online durata 90 giorni, l'Agenzia del Demanio si prepara a scrivere il bando di concessione ai privati per 50 anni. Sono tanti i suggerimenti arrivati dai cittadini e da società che vorrebbero rilevare questi edifici così suggestivi per trasformarli in resort di lusso o strutture di accoglienza più spartane, circoli sportivi e culturali. Luoghi ideali anche per la meditazione. L'utilizzo del luogo come centro di spiritualità, per esempio, oppure centro per il recupero delle dipendenze. Su 1140 mail raccolte sono oltre 580 le manifestazioni di interesse e 116 le proposte, la maggior parte da persone fisiche, il resto da enti o società. I tre fari più gettonati, quello di Capel Rosso e di Punta del Fenaio al Giglio e il faro di San Domino alle Tremiti. 1500-2000 euro a metro quadrato il costo stimato per la ristrutturazione degli edifici, un investimento che dovrebbe però garantire un ritorno sicuro. Con un intervento che posso quantificare considerando la dimensione dei fabbricati che appunto sostengono la lanterna di 1,5 milioni di euro complessive, si possono avere fatturati che sono altrettanto consistenti all'anno. Anche se trasformati, i fari continueranno a svolgere la loro funzione. Dal 7 settembre saranno aperti per visite al pubblico. Ci troviamo sulla torre del faro di Capel Rosso all'isola del Giglio, è destinato a diventare un hotel o una dimora di charme, ma continuerà ovviamente a svolgere le funzioni di faro, cioè quella di indicare la rotta ai naviganti. Anche oggi il Papa